nutrita comunità del Bangladesh è scesa in piazza a Roma, ad Ancona, per lanciare un grido di protesta rispetto a quanto sta accadendo nel paese del sud asiatico, in particolare a Dhaka, dove gli studenti hanno messo a ferro e fuoco la città dopo le leggi che lasciano privilegi per l'accesso al pubblico impiego, che non è basato sulle capacità, ma su una legge obsoleta, con posti fissi riservati alle fasce più ricche. Per la meritocrazia e il merito gli si venga dato e soprattutto che si faccia giustizia per quegli studenti che sono morti, che oggi noi li chiamiamo martiri, morti dalle mani dei poliziotti e dalle mani dell'ala del governo centrolicchio. Vogliamo giustizia per questi studenti. Migliaia di feriti già nel paese, giornalisti, poliziotti e studenti morti durante le guerriglie in Bangladesh. Una protesta che è arrivata fino ad Ancona, dove la comunità bengalese è molto influente e composta da circa 2.000 persone. Abbiamo invitato tanti studenti, anche quelli universitari italiani e non, per dare solidarietà a questi studenti che stanno lottando per la propria meritocrazia. Quindi tutti dovremmo essere per questi studenti e dobbiamo far vedere solidarietà, che noi almeno siamo vicini a loro. Vorrei già partire dicendo che il nostro paese è stato liberato nel 71 e da allora le persone che hanno dato sangue per rendere il nostro paese libero, molti i loro discendenti o le persone che sono, non credo che siano ancora vive, però comunque queste persone non hanno ricevuto niente in cambio, soprattutto i figli oppure i pronipoti, tutti loro non hanno ricevuto niente. Perciò da 3 giorni il nostro studente del Dhaka University del Bangladesh si sono riuniti per fare uno sciopero in modo che possano riprendere i diritti persi.